Beh, una nuova allerta che purtroppo arriva dopo ormai diverse allerte nelle ultime settimane. Ci aspettiamo più o meno gli ingredienti che abbiamo visto in queste ultime tornate, cioè i temporali forti che avranno anche vento molto significativo e impattante e poi delle piogge diffuse in accompagnamento che possono andare a ingrossare i bacini dai piccoli ai medi fino ad arrivare ai grandi, soprattutto del centro-levante della nostra regione, dove da domani mattina alle 8 andremo in allerta arancione per tutta la giornata. Il resto della regione, Genova compresa, quindi verso Ponente invece rimane in allerta gialla, che non vuol dire che non ci possano essere dei disagi, ma come dire che l'attenzione rispetto ai rischi e per l'incolumità delle persone, i danni alle cose, evidentemente anche il tema del dissesto idrogeologico è più attenzionato per quanto riguarda il centro e il levante della nostra regione. Oltre a quelle che saranno le, diciamo così, precipitazioni, evidentemente, come lei diceva, a preoccupare ormai è il terreno. Non vedevamo un terreno così pieno d'acqua, così come corsi d'acqua da anni. E abbiamo anche visto, insomma, quelle che sono le conseguenze, no? Le frane, gli smottamenti che arrivano anche nei giorni successivi. Eh sì, è così, l'abbiamo detto in tanti collegamenti con voi anche nelle giornate precedenti, l'abbiamo visto anche questa notte con un nuovo, diciamo, smottamento sul passo della scoglina. Credo, come dire, che questa situazione sia una delle più critiche che abbiamo mai vissuto negli ultimi mesi, direi anni, perché una situazione così non la vediamo dal 2019. Al momento, evidentemente, siamo ancora con esigenze di protezione civile limitate, seppur con disagi importanti, ma continuare, diciamo, a vedere aumenti di pioggia rispetto al piovuto delle ultime settimane è chiaro che porta un'attenzione ancora maggiore su tutti i territori perché questi eventi sono purtroppo sempre dietro l'angolo. E aggiungo, perché mi pare che sia un dato da rimarcare per domani, che ci aspettiamo associato ai temporali un vento molto forte. Meteo France in questo momento per il vento è in allerta rossa. Ovviamente parliamo di qualcosa che è ancora molto distante da noi, ma temiamo che insieme a questi episodi che possono essere temporali, possono essere piogge diffuse, ci sia anche associato un vento molto forte che porta di per sé un rischio anche per l'incolumità delle persone. Quindi massima attenzione, mareggiata da venerdì, direi molto significativa.